Buongiorno a tutti, il mio nome è Giovanna Loran Bindi, sono una terapista, vivo a Londra e la mia compagnia si chiama Calma Therapies e si svolge qui nel mio studio a Londra. Le mie terapie sono basate molto sull'intuizione, per cui ho creato un mio brand, la più conosciuta è la Bath Ritual Massage, che è una terapia sciamanica. E come io mi invento queste terapie che hanno avuto anche un grande successo, mi invento anche le storie. È un hobby la scrittura, però è una scrittura molto particolare perché io seguo l'intuizione. La dimensione dell'intuizione è uno stato della mente molto particolare nel quale noi connettiamo con l'universo. E per chi conosce questo tipo di viaggio spirituale, sa benissimo che noi possiamo toccare dei punti archetipi che non sono alla nostra conoscenza. E con questo sistema io ho già scritto tre storie molto interessanti dal punto di vista anche spirituale, appunto, perché si collegano molto con la situazione che viviamo adesso. L'ultimo libro, appunto, che è La roccia degli amanti, che fortunatamente sono riuscita a tradurlo anche in italiano. È una storia che parla d'amore, ma non soltanto d'amore. È una storia tra due persone che si incontrano in una montagna in Spagna, però contiene anche degli aspetti, che si collegano proprio alla situazione che viviamo in questo momento. È una storia comunque che si rivolge al futuro, nel 2075. Diciamo che parla appunto di quello che secondo me sarà il futuro. Comunque, per chi è interessato a leggerla, la può trovare su Amazon, è molto affordabile ed è un libricino che si legge in una giornata, è piccolo. E io lo uso spesso, come uso anche gli altri miei libri, per la lettura intuitiva e faccio questa lettura anche ai miei clienti, in cui mi affido, diciamo, all'intuizione per seguire le loro domande. Quindi è molto semplice la cosa, loro tengono il libro così, pochi secondi nelle loro mani e poi random, come si dice in italiano, diciamo seguendo un po' così la casualità, scelgono una pagina e questa pagina sembra un caso, però poi spesso dà anche delle risposte interessanti per quelle che sono le domande che affliggono la mente. Allora, io oggi ho scelto un capitolo particolare che potrebbe dare una risposta anche a chi ha conosciuto nella vita il serpente che striscia. Che cos'è il serpente che striscia? Penso che ognuno di noi l'abbia conosciuto. Possono essere persone che si intromettono nella vita, che sembrano falsi amici, possono essere persone della nostra famiglia. Il serpente che striscia è anche situazioni come quella che viviamo adesso, in cui molti credono di avere a che fare con un'istituzione che dà loro sicurezza, poi in realtà si rivela invece essere il classico serpente che striscia. Questa lettera, in questo capitolo appunto 16, dove dice appunto colei che striscia, è la lettera di una madre alla propria figlia. La lettera dice: cara figlia, ti scrivo questo per farti capire che devi sempre stare attenta ad alcune persone che nella vita incontrerai. Io ti parlo di lei, colei che striscia come un serpente. Entrò nella nostra vita come un virus in una cellula, muovendosi lentamente e subdolamente, in modo che nessuno se ne accorgesse, ma che lasciava trapelare piccoli segnali della sua presenza intimamente disperata. Non accettava gli anni che passano e la sua vita ormai agli albori era diventata un vano tentativo di aggrapparsi a quella giovinezza che inevitabilmente le sfuggiva dalle mani. Si manifestava sotto un profilo psicologicamente contorto, ma accuratamente nascosto da una parvenza razionale e rassicurante. Diffida delle persone che si muovono strisciando come serpenti, diceva la mia voce interiore. Ti vogliono far credere che sei la benvenuta, ma non ti dicono che in realtà sono loro che hanno bisogno di te.
Aveva uno sguardo scrutante che solo una mente intuitiva come la mia avrebbe potuto catturarne messaggi da dietro quei suoi piccoli occhi scuri, pungenti come aghi di siringhe cariche di veleno. La sua espressione enigmatica, nascosta dalla maschera facciale della plastica magistralmente iniettata sugli zigomi per nascondere i segni dell'età, le donava un'inquietante espressione ingessata che le permetteva appena di muovere il labbro inferiore quando tentava invano di esprimere quel sorriso isterico che non poteva più nascondere la sua rabbia verso chi aveva l'amore. Ed è così che, senza dignità e nel rispetto, si lasciò guidare dall'istinto impulsivo della bestia, che non ha bisogno del peccato per emergere dagli abissi dell'inferno, ma che si autoproclama perdente nella battaglia della giustizia divina, che è inevitabilmente destinata a fallire per mano della sua miserabile anima sconfitta. Ripensai a lungo a quel periodo in cui l'ho conosciuta e ho provato una profonda pena per lei e soprattutto per quel povero uomo che le stava a fianco, con quella miserabile parvenza di marito intimamente frustrato dai suoi dubbi e dalle incertezze, che a malapena riusciva a far fugliare di tanto in tanto, confessando le sue perplessità che ancora oggi lo attanagliano con il rimorso di probabili scelte sbagliate. Molti di noi avranno sicuramente incontrato una volta nella vita il serpente strisciante, che spesso si nasconde nelle persone che più ti stimano e che ti stanno accanto. Diffida di loro. Se avrai dei dubbi, ascolta il tuo istinto e abbi il coraggio di tagliare la testa al serpente prima che ti morda le spalle, perché non riuscirai a riconoscerlo in un primo momento. Ti sedurrà per confonderti, ma ti avrà già tradito ancora prima che te ne sarai accorta. Ti cerca con fervore, facendoti credere che desidera aiutarti, ma in realtà ha bisogno della tua energia vitale, perché dentro è una persona vuota che ha bisogno di succhiare l'energia per sopravvivere, come un vampiro ha bisogno di sangue. Entra in casa tua e ti invita a casa sua, perché ha bisogno della tua intimità per rubare i segreti della tua gioia e del tuo amore. Non permettere mai a questa persona di rubarti la cosa che di più bello hai. Tienila alla larga, senza usare la rabbia o la violenza, perché è ciò che lei cerca. Sappi riconoscere il suo volto tra la gente. Se la osservi bene, quando la incontri, noterai che non è come le altre persone. I suoi occhi non brillano di luce propria e spesso sono occhi velati, non a caso, dovuta alla sua incapacità di vedere l'amore con gli occhi dell'amore. Spesso non è una persona giovane, ma piuttosto anziana o vecchia. È materialista ed attaccata al denaro. Ama gli hotel a 5 stelle, non i camper. Vive in una grande casa e non in un appartamento. Possiede molte proprietà, ma anche debiti. Si atteggia persona ricca, ma in realtà è molto povera, soprattutto dentro. È tempo di capire il discernimento. Per quanto crudele a volte possa sembrare, è un primo passo verso l'amore per te stessa e per le persone che ami, perché sappi fin da ora, sono proprio le persone che ami le sue preferite, e tu devi essere in grado di difenderle dalla loro stessa vulnerabilità. Porgile una mano, non due. Con l'altra tieni pronta a difenderti. Agisci solo quando sei sicura. Attendi con pazienza affinché qualcosa accadrà e farà cadere la sua maschera. Quello è il momento che dovrai tirare fuori l'asso nella manica per impedirle di procedere al suo subdolo piano. Agisci immediatamente, con determinazione e chiarezza. Ricorda, le parole uccidono più delle armi, ma devono essere ponderate e mirate. Non disperdere energie inutili. Questo è il suo obiettivo. Che l'amore sia sempre con te, tua madre. Spero che abbiate apprezzato la lettura del capitolo 16 di questo mio piccolo libro, che ripeto si trova su Amazon. Adesso vi saluto e vi ringrazio dell'ascolto. Buona giornata a tutti.
Il libro lo potete trovare su Amazon in copertina flessibile oppure in formato Kindle.